ringrazio troppo dottor per l'invito, grazie per confrontarci con specialisti diversi. Io parlerò di un argomento molto selettivo, però come seconda parte c'è curarla per prevenire la sordità, quindi dirò anche due parole sull'importanza del sentire bene. Che cos'è l'otosclerosi? Anche qui ci troviamo in una patologia articolare, cioè è una malattia ereditaria che poi comporta la fissità di uno dei più piccoli ossicini del corpo umano, che è la staffa, che non si riesce più a articolare correttamente. Cioè, puntature non c'è, puntature non c'è. Il mio, ma non so se prende su. No, giusto per rendere più chiara la presentazione. No, è là. Comunque questa è la staffa che per un fenomeno osteodistrofico, questa è la staffa, per un fenomeno osteodistrofico della capsula ossea della coclea viene bloccato, per cui la trasmissione del suono non avviene correttamente. È una comune causa di ipoacusia acquisita, nel 70-80% è bilaterale, interessa più frequentemente il sesso femminile intorno ai 20-40 anni, spesso è monolaterale, ma in alcuni casi anche bilaterale. Questo giusto per spiegare il meccanismo che viene interrotto: l'onda sonora colpisce la membrana timpanica, la membrana timpanica mette in movimento la catena ossicolare, la staffa crea un movimento all'interno dei liquidi dei cocleari, questi liquidi creano un'onda, questa onda mette in attività le ciglia del neuroepitelio cocleare e questo crea un potenziale d'azione che poi viene inviato attraverso le vie uditive centrali fino alla corteccia cerebrale. In questa malattia questo blocco per la neoformazione di osso proprio in questa sede viene a deficitare, quindi chiaramente la conseguenza è una riduzione della capacità del paziente di sentire, perché la trasmissione del suono viene alterata, quindi non c'è un'alterazione del recettore neurogeno della funzione uditiva, ma bensì di tutto l'apparato di trasmissione del suono che è rappresentato dall'orecchio esterno e dall'orecchio medio. È una malattia genetica, ormai sono stati trovati anche 10 loci che sono collegati a questa malattia, quindi voglio dire è una malattia che ha una familiarità molto significativa, quindi a livello diagnostico è importante l'anamnesi come quasi in tutte le malattie. Quindi le conseguenze di un'ipoacusia trasmissiva, certe volte mista soprattutto nelle forme avanzate, quando il processo osteodistrofico diventa molto più voluminoso, naturalmente vengono per fenomeni tossici della osteodistrofia, di questo riassorbimento osseo e riproduzione di osso in maniera architettonicamente sbagliata, crea anche delle alterazioni alle cellule neuroepiteliali della coclea, quindi in quel caso avremo una trasmissione, un'ipoacusia mista, cioè colpita sia la trasmissione del suono sia la percezione del suono. La diagnosi è una diagnosi prevalentemente clinica, un ruolo importante all'anamnesi, ma quello che è dirimente rispetto a altre forme di ipoacusia trasmissiva è rappresentato dall'esame audiometrico. Quando ci troviamo di fronte a un'ipoacusia trasmissiva, questa diciamo per chi non è tanto pratico in questa disciplina, queste freccette indicano la via ossea, cioè la capacità di percezione del suono da parte del neuroepitelio. Questo è quello che effettivamente sente il paziente attraverso la funzione di trasmissione di questo suono. L'esame è facilmente eseguibile, naturalmente la via ossea, la stimolazione è transossea, quindi salta tutta la funzionalità dell'apparato di trasmissione, per cui l'udito è perfettamente normale o quasi normale, mentre se noi mettiamo una cuffia e sfruttiamo tutta la parte trasmissiva del suono, vediamo che è deficitaria e quindi ci sta questo gap tra la via ossea e la via aerea. Un ulteriore esame importante, derimente per la diagnosi, è un esame imperenziometrico che ci consente di valutare la contrazione di un piccolo muscolo, che è il muscolo stapediale,
che è un muscolo che ha la funzione di irrigidire quando il suono è molto forte proprio la funzionalità della staffa. In questa patologia naturalmente questa contrazione non produce nessun movimento della staffa perché la staffa è bloccata, e questo lo evidenziamo attraverso appunto il timpanogramma e la grafizzazione del riflesso. Qual è la terapia di questa malattia? La terapia è duplice, naturalmente una musicizzazione acustica che non fa altro che aumentare l'energia sonora a livello dell'orecchio esterno e quindi aumentare la capacità di trasmissione di questa staffa che è parzialmente o completamente immobile. Naturalmente una volta tolta la protesi il paziente non sente. L'alternativa è invece rappresentata dalla chirurgia. Naturalmente i vantaggi della chirurgia sono enormi perché consente al paziente di riacquistare tutta la componente trasmissiva che aveva perso senza la necessità di avere nessun device per poter sentire. La terapia chirurgica è un intervento molto delicato ma anche molto breve. La durata chirurgica è tra i 10 e i 20 minuti e consiste appunto nel sostituire questa staffa bloccata con una piccola protesi, stiamo parlando di millimetri, che è in grado di potersi muovere in un foro che noi andiamo a praticare. Però se andando velocemente andiamo avanti, vi ricordo un pochettino la tecnica. Quindi la chirurgia endocanalare, quindi è una chirurgia che si fa attraverso il condotto uditivo esterno, quindi senza nessuna incisione esterna, si espone l'articolazione in cudo stapediale, si asporta la sovrastruttura della staffa, si pratica un foro nella platina e si inserisce una protesi. Qui vediamo delle immagini chirurgiche, questa è la membrana timpanica, il condotto, questa è l'incisione del condotto, lo scollamento del condotto. Vedete qui, si vede molto bene l'articolazione tra il processo lungo dell'incudine e la staffa. Questo nervo che vedete è la corda timpani, che è responsabile della sensibilità gustativa dei due terzi anteriori della lingua, che nella grande maggioranza dei casi viene preservata. E vedete, questo è il nervo facciale, che in questo caso è coperto da un sottile strato osseo, per cui si vede addirittura la vascolarizzazione. A questo punto noi disarticoliamo l'incudine dalla staffa. Una volta che abbiamo disarticolato l'incudine dalla staffa, qua si vede molto bene la disarticolazione. A questo punto fresiamo con una microfresa la crus posteriore della staffa in maniera da ridurre la stabilità della sovrastruttura, dopodiché si effettua l'asportazione della staffa stessa, e questa che voi vedete brillante qui è la platina della staffa, cioè la parte dove il cavaliere poggia il piede, tanto per dare un'idea, e questa è in diretto contatto con l'orecchio interno. Quindi al di là di questa piccola sottile strato osseo c'è il liquido endococleare, che è quello poi responsabile della trasmissione del suono. A questo punto il chirurgo che deve fare per ristabilire la funzione? Deve creare un foro qui dentro. Allora, con una microfresa si crea un foro nella platina. Qui siamo a forte ingrandimento, per questo è così chiaro. Vedete, questo è il foro praticato, il liquido che vedete è il liquido endolinfatico. Dopodiché si posiziona la protesi, per cui la trasmissione del suono avviene correttamente e quindi il paziente recupera l'udito. Andando su un ragionamento molto più ampio, che ci tenevo molto a fare perché anche grazie a degli studi che abbiamo fatto anche noi, quanto sia importante sentire bene per una normale qualità della vita e quanto è importante sentire anche per mantenere una normale qualità dei nostri processi cognitivi. Sentire è un processo involontario, ma per capire io ho bisogno di un processo cognitivo, quindi ho bisogno di dare delle informazioni corrette al nostro cervello per poter capire quello che è il significato del nostro messaggio verbale. Sento ma non capisco le parole, quindi noi sentiamo con le orecchie ma capiamo col cervello. Vi capita anche a voi di sentire nella vostra pratica qualcuno che dice: io
io sento, però non riesco a capire la televisione, non riesco a capire mia moglie quando parla, e accusano normalmente la moglie di parlare a bassa voce. In realtà loro hanno una difficoltà funzionale. Quali sono le conseguenze di questa difficoltà funzionale? Abbiamo un aumento del carico cognitivo, abbiamo delle modificazioni strutturali cerebrali, abbiamo un isolamento sociale, questo porta a isolamento, depressione, ma soprattutto a un decadimento cognitivo che può favorire la demenza. Se voi pensate che l'ipoacusia è la prima causa modificabile nel prevenire il decadimento cognitivo, vi rendete conto quanto sia importante il ripristino della funzione uditiva. In questo studio che abbiamo fatto insieme con i neurofisiologi proprio della Sapienza, l'impianto cocleare, voi sapete che cos'è, no? È un device che consente di riprodurre la funzione cocleare, non è una protesi acustica, ma ripristina la funzione di questo organo che è la coclea, cioè il neuroepitelio cocleare viene sostituito da questo apparecchio che viene impiantato nella coclea. Naturalmente questo ci consente, e naturalmente è riservato a ipoacusie molto gravi, a pazienti che non sentono, bambini, neonati che non hanno la funzione uditiva per motivi genetici o perinatali. Per cui una volta, quindi ci troviamo di fronte a delle persone che abbiamo la possibilità di accendere e spegnere una funzione, cioè noi possiamo accendere e riattivare una funzione, che in questo caso è quella uditiva. Guardate che succede in questo lavoro che abbiamo fatto con una rilevazione elettroencefalografica molto selezionata con più di 5.000 siti di rilevazione. Vedete dei pazienti che avevano un orecchio solo, quindi una protesi attivata solamente, va bene, un impianto cocleare attivato. Guardate l'area corticale che si attiva, è quella che ci aspettiamo, no? Cioè il lobo temporale, parte piccola parte del lobo parietale e parte del lobo frontale. Guardate che succede nello stesso paziente, quando viene stimolato in maniera acustica, quando ha tutte e due le orecchie attive. Vedete, si attiva in maniera inaspettata completamente tutto il lobo frontale e prefrontale. Allora si capisce perché clinicamente, per esempio, un bambino che sente da un orecchio solo, la maestra gli dice che ha una ridotta capacità attentiva, proprio perché non si attiva tutto il lobo frontale. Quindi questo vi mette in correlazione la funzione uditiva con il decadimento cognitivo. Quindi questo è un dato importante, questo vabbè è un lavoro complicato, e vi ringrazio per l'attenzione, buon udito, ricordatevi che l'udito è una funzione uditiva.